Allora, facciamo oggi un problema di massimo minimo, usando le derivate, di massimo minimo. Allora, andiamo a vedere come ottenere il volume massimo di un cilindro tra tutti quelli che si possono iscrivere in una sfera. Quindi, andiamo a disegnare una sfera e andiamo a cercare il cilindro di volume massimo che può essere contenuto in questa sfera. Ora, se noi facciamo degli esempi, disegniamo la sfera di raggio R. Ora qua dentro io posso disegnare dei cilindri che sono, per esempio, uno potrebbe essere questo, vede? E un altro potrebbe essere, per esempio, questo. Quindi io ho la cilindra, quindi un cilindro alto e un cilindro invece ampio e alto, oppure un cilindro ampio e basso. Allora, tra tutti i possibili cilindri che si possono disegnare, qual è quello di volume massimo? Allora, ridisegniamo la sfera e consideriamo un ipotetico cilindro fatto in questo modo. Quindi questo è il centro della sfera, questo è il raggio della sfera, che è anche questo, il raggio della sfera, e andiamo a considerare la base del cilindro, questa e questa. Andiamo a disegnare l'asse del cilindro e consideriamo dal centro di base fino a questo punto di contatto questo segmento lungo x. Qui supponiamo che questo sia il punto O'. Quindi abbiamo che O', il raggio R e X formano un triangolo rettangolo. Ora, tutti i cilindri al variare di X si ottengono, variando appunto X, si ottengono tutti i possibili cilindri iscrivibili nella sfera. Quando x uguale r è un cilindro del genere, quindi abbiamo un cilindro di altezza 0, quando invece x è uguale a r in quest'altra direzione, nell'altra direzione abbiamo invece un cilindro di altezza h e area di base 0. Tutti gli altri cilindri sono tutti i cilindri che possono avere il volume massimo. Andiamo a cercare quello di volume massimo. Come si calcola il volume del cilindro? Il volume del cilindro è l'area di base per l'altezza. L'altezza è questa e l'area di base invece è questa qua. Allora, l'area di base sarà uguale, è uguale l'area di base per 2 volte O', perché l'altezza del cilindro, eccola qua, è 2 volte O', sopra e O' sotto. Anche qui c'è O'. L'area di base sarà invece pi greco x alla seconda. Quindi il volume del cilindro sarà pi greco x alla seconda per 2, O' lo determiniamo con il teorema di Pitagora, quindi sarà la radice quadrata di r alla seconda meno x alla seconda. Ovviamente con x compreso tra 0 ed r. Allora, abbiamo visto quindi che la nostra funzione, cioè il volume in funzione di x, sarà 2 volte pi greco x alla seconda per la radice di r quadro meno x quadro. Di questo calcoliamo la derivata prima, q' di x uguale. Allora, 2 pi greco devo fare la derivata di x quadro per la radice di r quadro meno x quadro derivato, quindi sarà uguale a 2 pi greco. Quindi abbiamo x quadro, abbiamo quindi 2π greco per parentesi quadra, devo fare la derivata del prodotto di f per g, quindi sarà questo non derivato per la derivata della radice di r quadro meno x quadro, quindi questo derivato, più la radice di r quadro meno x quadro per la derivata di x quadro che è 2x, quindi questo è uguale a 2π greco, apriamo la parentesi quadra, x quadro per.
Allora, la derivata della radice la vedo come f di x alla n, quindi sarà un mezzo, r quadro meno x quadro alla meno un mezzo, la derivata di r quadro meno x quadro è meno 2x, più 2x per la radice di r quadro meno x quadro. Semplifichiamo, quindi abbiamo 2x, quindi possiamo scrivere così, x quadro diviso 2 radice di r quadro meno x quadro per, qui c'è meno 2x, più 2x per la radice di r quadro meno x quadro. Semplificando ancora abbiamo quindi uguale 2π greco, qua ho sbagliato, qua è π greco, 2x, chiudiamo la parentesi, allora qua c'è π greco, qua c'è π greco, quindi questo è uguale a 2π greco per, apriamo la parentesi quadra, la prima parte abbiamo visto è 2 meno 2x alla terza diviso 2 per la radice più 2x per la radice, 2 e 2 vanno via, questo è uguale, allora 2π greco, apriamo una parentesi, 2x per la radice meno 2x radice meno x alla terza diviso la radice. Allora, u di x uguale, lo riscrivo, 2π greco, apri parentesi, abbiamo 2x per la radice, 2x per la radice di r quadro meno x quadro, meno x al cubo diviso la radice di r quadro meno x quadro. Ora, per sapere qual è il cilindro volume massimo, devo studiare la disequazione v' di x maggiore di o uguale a 0. Allora, qua è sempre π greco, quindi abbiamo, facciamo il mio 1 multiplo, quindi abbiamo la radice, quindi 2π greco lo mettiamo come fattore, quindi qui abbiamo 2x per r quadro meno x quadro, radice per radice, si toglie la radice e rimane il radicando, meno, questo diviso questo fa 1, meno x alla terza, e questo deve essere maggiore o uguale a 0. Questo fattore lo possiamo eliminare, quindi la radice sappiamo, quindi per studiare questa disequazione abbiamo che la radice è maggiore di 0 per ogni x, quindi ci resta studiare questa disequazione, 2r r quadro meno x alla terza maggiore o uguale a 0. Mettiamo in evidenza x, quindi abbiamo meno x quadro più 2 r quadro meno x quadro maggiore o uguale a 0. Quindi abbiamo x maggiore o uguale a 0, poi dobbiamo risolvere 2r quadro meno 2x quadro, 2r quadro meno 2x quadro meno x quadro maggiore o uguale a 0. Quindi quest'ultima ci dà 2r quadro meno 3 x quadro maggiore o uguale a 0, quindi 3x quadro minore o uguale a 2r quadro. Ora, poiché 0, x è sempre compreso tra 0 e r, questa disequazione è sempre verificata. Vediamo quest'altra, abbiamo che x quadro è minore o uguale a 2 terzi di r quadro, quindi è questa disequazione che abbiamo ottenuto, x quadro minore o uguale a 2 terzi di r quadro, e quindi abbiamo x minore di meno 2 terzi di r, x maggiore o uguale, minore o uguale, maggiore o uguale a 2 terzi di r.
questa disequazione sarà x minore di 2 terzi su r ed x minore uguale x maggiore uguale a meno 2 terzi di r. Quindi la derivata prima del volume sarà, qui c'è meno 2 terzi di r, qua c'è più 2 terzi di r, sarà positiva qua, negativa qui, negativa qui, ma poiché a noi ci interessa, diciamo, per x da 0 in poi, tutta questa parte non ci interessa, quindi l'unico punto che rappresenterà un massimo per, per il volume del cilindro si presenta in 2 terzi di r, qui prima di 2 terzi di r e la funzione cresce, qui decresce, quindi 2 terzi di r rappresenta il valore massimo per quanto riguarda il volume, quindi x uguale 2 terzi di r e la x per cui il volume del cilindro iscritto nella sfera assume il valore massimo. Ora, per trovare quanto vale questo volume dobbiamo fare V, dobbiamo trovare il volume per x uguale a 2 terzi di R. Ora, se andiamo a sostituire nella formula del volume, otteniamo che questo volume è pi greco, dobbiamo mettere dunque radice 2 terzi di R alla seconda per 2 radice, dunque r quadro, devo fare meno x quadro, quindi meno radice di 2 terzi di r tutto alla seconda sotto radice, e questo valore è radice di 3 terzi per 4 terzi pi greco r alla terza. Una correzione, quindi se x quadro è minore di 2 terzi r quadro, x sarà la radice di 2 terzi e x è meno la radice di 2 terzi, quindi qua c'è la radice, qua c'è la radice, qua c'è la radice di 2 terzi di r, x uguale radice di 2 terzi di r, quindi V uguale alla radice di 2 terzi di R, quindi quando facciamo il calcolo del volume, che lo ripeto qua sopra, è pi greco x quadro per la radice di R quadro meno x quadro, qua è V di x uguale, otteniamo questo valore. Quindi V alla radice di 2 terzi di R, x al quadrato, quindi al quadrato abbiamo x quadro, quindi questa è la x, per 2r, quindi questo è il volume del cilindro massimo iscrivibile nella sfera di raggio r.